Ciao amici dello Screening del Cinema. Ciao. Oggi sono emozionato, onorato e privilegiato di avere accanto a me Pinocchio di Luigi Comencini. Ciao Andrea Baletti, benvenuti. Ciao. Benvenuto a Palermo. Benvenuto, ben arrivato a Palermo. È la tua prima volta? Sì, è la prima volta che vengo a Palermo. È appena finito un evento a dir poco emozionante, Pinocchio racconta Pinocchio, un evento pieno di racconti e aneddoti. E uno dietro l'altro veramente a dir poco emozionante. Io volevo chiedere ad Andrea, a distanza di 50 anni, hai finalmente realizzato di aver interpretato il miglior Pinocchio di tutti i tempi? Ti tolgo dall'imbarazzo, lo dico io, ma però io parlando con amici, conoscenti, addetti ai lavori, appassionati di cinema... Toglimi dall'imbarazzo. Sì, sì. Io ti confermo, addetta di molti amici, conoscenti, addetti ai lavori, quando si pensa a Pinocchio... Il mio Pinocchio di Luigi Comencini. Quindi hai realizzato di aver fatto parte di un capolavoro assoluto. Penso che a distanza di 50 anni sia il Pinocchio più visto e seguito assoluto, proprio perché era, diciamo, partecipe di tantissimi grandissimi attori, di Manfredi, Franco Franchi, Gian Garcia, Vittorio De Sica, e poi era molto molto, diciamo, povero. Ecco perché penso che sia stato un capolavoro. Comencini è stato un grande, è riuscito a fare veramente un capolavoro. È un capolavoro che comunque è tramandato di generazione in generazione, perché lo vedo con i miei nipoti guardano, vogliono vedere le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. È anche molto educativo. Assolutamente. Che dire, Andrea, per me è stato molto emozionante conoscerti, una grande persona, bravissimo attore, sei nella storia del cinema e della televisione italiana. Ti ringrazio. Speriamo di restarci ancora più. Arrivederci in Sicilia allora. Arrivederci alla prossima. Grazie Andrea.